ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La tradizione va avanti da più di 100 anni. A San Valentino in Abruzzo Citeriore è andata in scena la caratteristica processione dei cornuti, che torna dopo 3 anni causa Covid, tra goliardia, infedeltà coniugale, storia e costume. E in tantissimi sono stati felici di riscoprirla con il passaggio in processione degli uomini lungo il percorso del paese in provincia di Pescara, che per una notte si è riscoperto patria del tradimento, con riconoscimenti indesiderati e sfottò da evitare accuratamente, ma anche da celebrare ed esorcizzare, con il passaggio di consegne del simulacro pagano, simbolo della fertilità, dall'ultimo uomo sposato dell'anno precedente fino all'ultimo di quest'anno, in una festa che ricorda antiche congreghe di un passato ancora attuale. Torna a fare festa, una festa particolare che però è anche un bel pretesto per tornare in piazza e in paese a vivere le emozioni. Sì, è importante il ritorno dopo questa pandemia che ci ha chiusi dentro casa. È anche importante riprendere le nostre tradizioni con la processione dei cornuti. Noi quest'anno come amministrazione abbiamo voluto anche organizzare un triduo, diciamo, un fine settimana con la processione, con un evento che ha un taglio più culturale, perché vogliamo parlare del gesto del mantello, rievocando la figura di San Martino di Tours, che è un santo che i sanvalentinesi in qualche modo festeggiano proprio con questi eventi. E ci sarà appunto un convegno dove, parlando di questa figura, si parlerà anche di solidarietà. Ce la saranno mirati. E poi sabato sera invece all'interno del castello una serata, diciamo, dedicata ai sapori e alle tradizioni enogastronomiche di questo periodo, con le nostre pietanze tipiche, come sagne e ceci, lo spezzatino e poi non può mancare naturalmente il vino novello. Esiste un gusto particolare per la festa di oggi? Certo, facevamo il gelato al mosto, col vino novello o al mosto il mosto diventa vino e ci facevamo anche il gelato, che era un ottimo prodotto, è un ottimo prodotto, insomma. Per aver coraggio di affrontare la situazione delle corna ben portate. Venuti apposta per vedere come funziona questa festa di San Valentino, è la prima volta, sentivamo sempre i racconti di altri amici e oggi siamo la curiosità. Curiosità maschile in questo caso. Effettivamente ci hanno parlato di questa storia.